Sorpreso un po' tutti anche nel nuovo ruolo, adesso è l'anno quello della maturità, siamo proprio nel Laura Magni all'università, si parte da qui. Sì, sicuramente sarà un anno molto importante perché non saremo più una sorpresa ma una splendida realtà, perché l'anno scorso abbiamo dimostrato che su qualsiasi campo giocavamo a viso aperto. Quest'anno sicuramente ci aspetteranno squadre diverse in campo, perciò noi sappiamo delle difficoltà che potremo incontrare, ma sicuramente se rimaniamo questo blocco unito come l'anno scorso possiamo toglierci delle soddisfazioni. Dalle tue parole si capisce che tu resterai a Catania, hai voglia di restare a Catania nonostante tante voci di mercato che magari lusingano. Ma le voci di mercato fanno piacere, io ho un contratto con la società del Catania, non mi è stato riferito niente, so che c'è qualcosa che fanno degli apprezzamenti, però rimangono lì perché la società non mi ha mai detto ti vendiamo, anzi stiamo parlando di qualcosa con loro, vediamo quello che succederà in questi giorni. Maran ha espresso grandi lodi nei tuoi confronti, soprattutto in quella posizione, ha detto voglio continuare a puntare su di lui in quel ruolo. Ma ringrazio il mister delle belle parole, sicuramente se ho fatto bene l'anno scorso è merito di tutta la squadra perché mi ha concesso di giocare un ruolo importante e con l'aiuto di tutti ci siamo tolti le soddisfazioni. Io mi auguro di ripetere l'anno quello che è passato e di continuare su questa strada. Ora è iniziato il ritiro, conosciamo il nostro allenatore e quello che vorrà in campo e cerchiamo di metterlo in pratica. Ok. Una squadra, se tutti gli intenti fanno quello che devono fare, sicuramente sarà difficile. Avete visto che abbiamo bloccato squadre importanti, con l'entusiasmo non deve mancare, quello che ci sarà qua. Poi il mister sicuramente il primo anno in Serie A trasmetterà un entusiasmo da non perdere mai, perché con quell'entusiasmo, con l'aiuto dei tifosi sicuramente possiamo fare meglio dell'anno scorso. Fa bene fare il cannoniere, anche se non lo fa un attaccante. No, io... Mi auguro che quest'anno sia un attaccante, Gonzalo, che fa tantissimo lavoro per la squadra, che si possa sbloccare dalle prime partite e regalare le soddisfazioni che si mette, perché è un bravo ragazzo, dà sempre tutto. Io mi accontento di raggiungere il mio obiettivo che ho personalmente sempre, perché io faccio una sfida tra me e me all'inizio dell'anno, mi auguro di raggiungerlo. Quindi nessuna scommessa col presidente? Sì, quest'anno. Sì, no. No, ora vediamo quello che vorrà dire, ora vediamo. Mai le scommesse, non scommesse del calcio, noi parliamo di scommesse tra me e lui. Capito, noi abbiamo le nostre scommesse, vediamo il presidente cosa vorrà dire. Che obiettivi ti poni quindi? Sicuramente fare meglio dell'anno scorso, di migliorarsi, perché bisogna sempre migliorarsi e far sì che possiamo regalare soddisfazione alla città. Grazie. Qualche rimpianto di non essere andato agli europei? Ma rimpianto no, perché sono giovane, non è che ho l'ultimo anno di carriera, però è un obiettivo che ormai mi sono prefissato e con l'aiuto dei compagni mi auguro di raggiungere, però non è un obiettivo fisso, il mio obiettivo principale è quello di far bene e di regalare le soddisfazioni alla città. Ok, grazie.